Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Dead Space 3. Dunque, allora ci troviamo ancora all'interno della città barra macchina aliena che dobbiamo attivare. Dobbiamo continuare il nostro percorso. Sono qua. Continuano i soldati dell'Unitology a darci rogne. Allora, seguiamo il percorso. Guarda che palle. E adesso? Attenzione, che succede? Tre statue. Tre simboli. Qual è l'ultimo passo? Allora, praticamente l'attivare questa macchina aliena è un continuo susseguirsi di azioni da dover fare con un puzzle. Abbiamo fatto una marea di robe nei gameplay precedenti e a quanto pare non basta. Dobbiamo ancora fare un'ultima cosa. Dobbiamo allineare i simboli. Sono anche i kamikaze, wow. Vaffanculo.
Era proprio qua. Abbiamo un po' di medikit qui. Manca l'ultimo pezzo. E di qua. Ma scusa, questi soldati da dove cazzo uscivano allora? Questa macchina è stata creata con un solo scopo. Dobbiamo essere vicini al centro di controllo del codex. Abbiamo fatto tutto quello forse che diceva Serra. Non lo mai perché non l'ha fatto. Ma ora è il momento che la macchina completi la sua ultima fase, annientando per sempre la piaga dei necromorfi. Devo solo portare questo codex in cima alla macchina intatto. Bene, saliamo di nuovo con i nostri lampini. Calcolato male i tempi. Merda. Bene, mi sono appena aperto il ginocchio. Ormai il codex sarà nelle mani di Mahad. E questo lui posto sta per essere sepolto. Serrano. Come tutto il resto. Sarrano. Ricordo quando all'università ho detto al professore di voler studiare xenoarcheologia. Lui mi ha riso in faccia. Non c'è nulla da studiare, mi ha detto. Nello spazio è tutto morto, nell'universo non esiste vita aliena. In un certo senso aveva ragione. Non c'è vita oltre il nostro sistema. Soltanto una scia di estinzione causata dalle lune. E ora la scia è alla nostra porta. Sopra di noi c'è ciò che permette di disattivare la macchina, ma anche di completarla. Disattivandola, la nostra specie perirà. Completandola, saremo salvi. Speravo di riuscire ad assistere al salvataggio. Sarebbe stato spettacolare vedere la Luna attratta dal pianeta fino a distruggersi nell'ultimo atto dei nativi, in un sacrificio per salvarci tutti. Ora però devo riposare. Forse Tim arriverà con il codex.
Ok, abbiamo trovato l'ultimo messaggio di Serrano, che è morto, ovviamente. Allora, riproviamo. Arrampichiamoci da sopra. Ovviamente per complicarci la vita qua dentro. Devono esserci sempre dei problemi per noi. Cazzo. Dai, dai, dai. Sale, sale, sale. Oh, carne. Questo qui si trova già sempre ovunque, si trova. Allora. Vediamo di attivare sta dannata macchina con il codex. Ellie! Eccale. Non farlo, non lo ascoltare. Dammi il codex e la riavrai. No! Denik, sai cosa è in gioco? Aspettiamo di calmarci tutti, ok? Denik! Dammi il codex! O la ucciderò! No! Isaac, che stai facendo? Hai una seconda occasione. Se disattiva la macchina, siamo tutti morti. Lei, noi, tutti. Non devi cedere, Isaac. C'è più di una soluzione. No, era andato. Cazzo, e adesso? Denik ci ha lasciati. Quando avrò finito, verrà tutto distrutto, tutto. Devi andartene. No. Voi andate, tornate allo spazio terrestre e ditegli cosa abbiamo trovato. Io resto, non ho altro. Non puoi fermarlo, Carl. Non senza di me. Sono il distruttore del mucchio. Isaac! Ho voltato le spalle al mondo perché avevo paura di ciò che andava fatto. Ellie, ora non ho più paura. Là c'è una navetta. Devi prenderla e tornare a casa. Non tornare a cercarla. Lo sai che non tornerò.
roba ci sta crollando addosso. Capitolo 19, finale, vortice della convergenza. La macchina aliena non ha generato i necromorfi, anzi, è ciò che impedisce loro di invadere la galassia. Ha mantenuto Tau Volantis scongelato per migliaia di anni, facendo in modo che i necromorfi non raggiungessero la convergenza. Devo riattivarla. Che è successo? Attenzione, questa roba ci sta crollando addosso! Quindi quella sarebbe la luna? Mamma mia, è un necromorfo gigantesco. Vedo la macchina! Dobbiamo arrivarci prima della luna! Ricevuto! Ci troviamo là! Mamma mia, che bordello! Diretti verso la luna. Cioè c'è troppo bordello qua intorno e io ho troppo poca vita.
vaffanculo, com'è che non ho mai munizioni? Fanculo! Siamo quasi alla fine e ancora rimango con così poca energia. Cambio tuta. La tuta elite. Prima linea utilizzata dal 401esimo reggimento SCAF, progettata per tecnologie di supporto biofisiche avanzate per la sopravvivenza. E va bene.
Alla fine mettiamoci questa tuta inizio. Luna di sangue. Qui è chiuso. Che fluttuano attorno a me. Posso usare questa piastra di ricarica telecinetica e lanciarmi come armi. Oh, dove?
tentacolo si sta riprovando! I tentacoli, questi tentacoli! Lo vedo! Munizioni! Dai, non ci credo, non ho più munizioni! Dobbiamo usare il codex. Sì. Quindi basta stronzate. Si muore qui, ora. Ma la Terra ha un futuro. Isaac. Isaac. Mi senti? Carver. Isaac. Niente.
non ci siete più. Anche il segnale del mare è sparito. Isaac, ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta davvero. Coordinate terra confermate. Velocità luce attivata. Attendo. Ah, l'astronave di Denik della Unitology. Finisce così Dead Space 3, ragazzi. Vabbè. Quindi abbiamo distrutto la Luna, fermato i marchi e i necromorfi una volta per tutte, e pare che Isaac Clarke sia morto, quindi va bene ragazzi, spero che questo lungo gameplay vi sia piaciuto. Si conclude così la trilogia di Dead Space. Che dire, si conclude un po' con un po' troppa fretta secondo me, però un gioco questo veramente complicato da fare e da giocare, è veramente molto lungo. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo gameplay, ciao!
Crowley.